Uoi ragazzi e bentornati! Eccoci con il rapporto di stato casa base del 15 aprile 2020. Attenzione attenzione, la cometa gigante è tornata e ci serve il vostro aiuto, comandanti. Rapporto di stato casa base, via! La serie di incarichi spacca tutto è tornata. Ray è scomparsa, indagate sulla cometa e preparatevi a reclutare una squadra di supereroi. Trovate Ray e riportatela a casa. Completate le serie di incarichi spacca tutto per sbloccare soldato mitico Carburo e il ninja mitico Stella Ammantata. Date le circostanze attuali e per la sicurezza dei nostri doppiatori, i nuovi eventi narrativi saranno posticipati per il momento. Ovviamente purtroppo non possono fare dialoghi in quanto la situazione che sta succedendo in tutto il mondo non permette alla Epic di poter lavorare, diciamo, insieme. Comunque, passando al Carburo, il suo vantaggio standard, oddio, l'abbiamo già visto anche ieri, destro e mancino, ora applica tormento che infligge 13 danni energetici base al secondo per 3 secondi, mentre il suo vantaggio comandante infligge 26 danni energetici base al secondo per 3 secondi. Destro e mancino in più usa astropistola che spara laser rimbalzanti e perforanti. Comunque, ottenendo il Carburo sbloccheremo anche il vantaggio squadra abbinato adesso, ovvero lo sfavorito. Per ogni eroe di rarità epica o maggiore aumenta le cure ricevute del 2,5% per ciascun nemico circostante. È sicuramente un vantaggio squadra che passa molto inosservato rispetto ad altri, però il Carburo in sé vale veramente la pena prenderlo. Poi abbiamo la Stella Ammantata che torna dalle ombre. Avvolto nel mistero, il suo vantaggio standard lancia tutti gli shuriken insieme in una traiettoria ad arco, aggiunge uno shuriken in più. Mentre il suo vantaggio comandante lancia tutti gli shuriken insieme in una traiettoria ad arco, però questa volta aggiunge 3 shuriken in più. Anch'esso sbloccherà un vantaggio squadra. Andata e ritorno, gli shuriken tornano a te, infliggendo ulteriori danni sulla strada del ritorno. Richiede 2 ninja di rarità leggendaria o superiore. Eccoci anche con le coperture overboard. Ricordati di decorare il tuo overboard prima di partire in missione, perché le coperture per overboard sono la moda del momento. Lo sviluppo di nuove coperture per armi da mischia e del negozio di oggetti estetici sono sospesi a tempo indeterminato, mentre il team si concentra su una nuova funzionalità chiave. Attenzione attenzione, questa frase può dire tutto e può dire nulla. Ken, lepre scattante, è tornato, è tempo che questi abbietti conoscano l'uo vendicatore, Ken. Il suo vantaggio standard, uove catacombe, tempesta di kunai rilascia 3 bombe d'uovo, ciascuna delle quali arreca 37 danni base ai nemici nelle vicinanze. Il suo vantaggio comandante invece, tempesta di kunai rilascia sempre 3 bombe d'uovo, ciascuna delle quali arreca 111 danni base ai nemici nelle vicinanze, quindi praticamente il triplo diciamo. Poi tornerà anche il lancia uova di Pasqua, un lanciatore che scaglia uova sugli abietti con esplosione a contatto, massimo 6 uova attive contemporaneamente. Beh, diciamo che all'inizio il lancia uova di Pasqua non era un granché, anche se comunque è stato abbastanza buffato nelle ultime patch, poi dopo i nuovi setup di eroi sicuramente è molto più utile, eccetera eccetera. Il lancia uova di Pasqua sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 17 aprile. Comunque, correzione dei bug 12.40. Il vantaggio esplosione notturno non infligge più danno superiore al previsto. Quindi raga, il notturno ad acqua lo ricorderemo sempre per questo piccolo fattore. Mi raccomando, non dimentichiamoci di quanto è stato utile il notturno in queste settimane. Gli oggetti ambientali distrutti nel tuo scudo antitempesta non ricompariranno più. Oddio, questa funzione non sono tanto d'accordo, in quanto a me farebbe piacere che la mia mappa si rigenerasse, rigenerasse tutte le strutture, rigenerasse tutta la natura, gli alberi, i cespugli, eccetera eccetera, però purtroppo hanno tolto questa funzione. Non si sa ancora bene il motivo, ma penso che sia per un fatto di prestazioni sul gioco. All'interno del menu del set equipaggiamento, le icone dell'equipaggiamento eroe ora corrispondono correttamente all'eroe selezionato. Andiamo avanti con l'aggiornamento contenuto 12.41. Coniglio Luna Mastino salta in battaglia, balza nell'azione, il suo vantaggio standard, ingresso uovo esplosivo. L'onda d'urto rilascia 3 bombe d'uovo, ciascuna delle quali arreca 54 danni base ai nemici nelle vicinanze, mentre il suo vantaggio comandante, l'onda d'urto rilascia 3 bombe d'uovo, ciascuna delle quali arreca 162 danni base ai nemici nelle vicinanze, e sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 25 aprile alle 2. Comunque, purtroppo non sappiamo bene cosa succederà nelle prossime settimane su Salva al Mondo, in quanto comunque ci hanno detto soltanto eroi che usciranno, neanche le armi che usciranno maggiormente. Cioè, nel senso, sappiamo che questa settimana esce il lancio uova di Pasqua, ma la prossima, per esempio, molti di voi stanno aspettando ovviamente lo schioppo, che purtroppo non è possibile ottenere
Nere dei Lama, fino a prova contraria, perché molte persone dicono di averlo trovato, però purtroppo senza nessuno screen a questo punto mi tocca non crederci. Personalmente ne ho aperti parecchi, ne ho aperti tantissimi di lama per cercare lo schioppo, il mio secondo schioppo. Purtroppo, raga, non l'ho trovato. Per questo mi viene da dire che sicuramente, ma quasi sicuramente, lo riaggiungeranno nel negozio settimanale molto molto presto. Comunque, raga, ci sono 11 pagine di incarichi, sono tantissime, eh? Ci metteremo un bel po' a finire tutti questi incarichi. Come vedete, alla quinta pagina otterremo il carburo, alla ottava pagina invece la stella ammantata, e verso la fine avremo tutti questi eroi da poter trovare. Vi consiglio assolutamente di effettuare la missione Elimina e Raccogli, in quanto dura solamente 10 minuti, riuscirete più o meno a far tutto. E questo è quanto, raga. Questo è lo stesso evento che c'era anche l'anno scorso, non è cambiato praticamente nulla. Quindi se già giocate da tanto tempo potete anche evitare di farlo, a meno che non volete mettere gli eroi nel registro raccolta. Però questo è quanto. Io, raga, vi ringrazio di aver guardato questo video, sicuramente ci sentiremo con le prossime novità, speriamo in bene, e niente, ci vediamo col prossimo episodio. Comunque, raga, se aveste dei dubbi sull'uscita del lancio a uova di Pasqua, perché in effetti mi rendo conto che è tantissime patch che la Epic in italiano si spreca. Cosa significa questo? In questo caso, fortunatamente, si è sprecata solo sul lancio a uova di Pasqua, nel senso che, come vedete, non ci va a indicare quando uscirà precisamente. E voi direte, Kino, quindi tu come hai fatto a sparare quella data? Perché a voi vi basta tornare su, mettere la lingua in inglese e... E magicamente, ecco qua, Easter Egg Launcher, disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 17 aprile alle 8 p.m. Quindi, se molte volte le patch notes in italiano sono, diciamo, tagliate a metà, perché molte volte capita che sparano proprio cifre a caso, sparano date a caso rispetto a come le scrivano in inglese, sinceramente non so come sia possibile, in quanto comunque sono numeri, non è che li devono tradurre. Però questo è un piccolo consiglio che vi do per guardare le patch notes sempre di Fortnite. Ma questo è solamente un piccolo esempio, fortunatamente, nella patch di oggi. In molte altre patch dovete andare a scavare praticamente in ogni cosa per vedere cosa cambia tra le patch inglesi e quelle italiane. Bella bella!